Capire cosa chiede il mondo del lavoro e cosa è in grado di offrire. Essere flessibili, avere senso critico e una comunicazione efficace, saper ascoltare. Sono alcune delle competenze contenute nella cassetta degli attrezzi che ciascun giovane, ma non solo, dovrebbe avere a disposizione per qualsiasi professione e attività. A consigliarlo è Aldo Cinco, classe 1950 di Arenzano, una vita trascorsa nel cuore del mondo del lavoro ligure. Entrato in praxi subito dopo l'università, Cinco si è occupato di risorse umane, iniziando da impiegato fino a diventare coordinatore nazionale della divisione e responsabile della sede praxi di Genova. Attualmente è consulente della società. Stabilito che la cassetta degli attrezzi la dobbiamo avere tutti, a prescindere dal nostro ruolo o dall'attività che svolgiamo, dipendente, libero professionale, artigianale, commerciale, imprenditoriale. Se vogliamo ragionare sulla cassetta degli attrezzi specifica per giovani, dobbiamo intanto intendersi su che cosa significa cassetta degli attrezzi. L'insieme delle competenze e soprattutto delle capacità di base indispensabili per qualsiasi professione o attività. Capacità e competenze che devono essere rese disponibili quando servono e quindi devono essere costantemente manutenute e soprattutto sviluppate nel tempo. Se ragioniamo in termini di capacità e competenze, dobbiamo ricordarci che fondamentalmente il quadro è così costituito. Un insieme di saperi, che sono quelli scolastici, accademici, quindi le conoscenze, un insieme di esperienze che crescono col passare degli anni, ma soprattutto un insieme di capacità che fanno la differenza, che fanno diventare, è il lievito sostanzialmente che permette di far crescere le competenze e le esperienze e farle diventare capacità organizzative. Ad un giovane cosa può essere utile avere in questa cassetta? Stabilito che ha uno spazio limitato e deve scegliere cosa mettere dentro questo spazio. Allora, io direi innanzitutto la capacità di ascolto, attento dell'ambiente, interno, esterno, per individuare e interpretare velocemente i segnali indicatori di cambiamento. Siamo in un'epoca di globalizzazione, figuratevi voi, capacità di ascolto necessiti per sapersi sintonizzare con l'ambiente esterno. Sono il senso critico e la capacità di analisi dei fenomeni che ti circondano, e questo è trasversale a qualsiasi tipo di lavoro. Sono la flessibilità, la disponibilità a rimettersi costantemente in discussione. Domanda che mi pongo, ma un giovane deve mettersi in discussione? Se è giovane, è per antonomasia una persona disponibile e flessibile. Questo purtroppo non sempre accade e quindi nella cassetta degli attrezzi consiglierei di avere questo. L'orientamento agli altri, in particolare al cliente, d'altra parte qualsiasi tipo di attività è l'insieme di rapporti fra qualcuno che produce qualcosa, servizio o bene, e qualcuno che la consuma e la compra. Quindi l'orientamento al cliente. Una delle caratteristiche importanti e innovative da inserire nella cassetta degli attrezzi, secondo me, è l'intelligenza emotiva, ossia l'aspetto dell'intelligenza legato alla capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie e le altrui emozioni. Quindi l'intelligenza non solo come sommatoria di conoscenze o capacità logica deduttiva o intuizione, ma capacità di governo delle proprie e altrui emozioni, perché noi non siamo fatti solo di ragionamento, ma soprattutto siamo fatti di sentimenti, emozioni. La capacità di negoziazione, la comunicazione efficace, sia quella più tradizionale, verbale, sia quella non verbale, il linguaggio del corpo. La capacità di motivazione, il cosiddetto team building, la costruzione di gruppi di lavoro, la leadership e, in termini di competenze basiche, una buona conoscenza della lingua inglese, ormai diventata la lingua del mondo, e la padronanza dei principali tools di produttività individuale, quindi dell'informatica a servizio del nostro lavoro. In ultimo, metterei
la mobilità territoriale. Ecco, questo secondo me è il set minimo indispensabile per qualsiasi professione, attività e per qualsiasi età. Tanto più andiamo avanti nell'età, tanto più diventa importante l'aspetto della mobilità, che trova magari resistenza nei fatti della vita, nella creazione di legami territoriali o cose del genere. Nei giovani questo non può essere.